Nella notte tra il 19 ed il 20 novembre il Carpino esondò invadendo i campi circostanti ed allagando diverse aziende del nucleo industriale di Pettoranello, che nella circostanza riportarono danni per centinaia di migliaia di euro. A distanza di 2 mesi il fiume è tornato a minacciare l'insediamento industriale, terrorizzando quei pochi imprenditori che tra mille difficoltà tentano di sopravvivere alla crisi. Lo scioglimento delle nevi in alta quota e la pioggia incessante delle ultime ore ha ingrossato il Carpino, che approfittando di un buco nell'argine in prossimità della zona industriale sta riversando migliaia di metri cubi d'acqua nella piana di Pettoranello. Ormai il livello del fiume ha raggiunto di nuovo la sede stradale e sta per raggiungere le aziende che sorgono in prossimità del letto del Carpino. A 2 mesi di distanza dall'alluvione del 19 novembre, purtroppo ci troviamo nella stessa situazione. Come potete vedere alle mie spalle, abbiamo chiesto più volte l'intervento delle autorità regione, comune, per risolvere il problema dell'argine. Il problema è ancora irrisolto. Oggi corriamo il serio rischio di allagarci nuovamente, con danni che credo questa volta saranno irriparabili. Avevo detto che ci avrei provato per riprendere l'attività, ci ho provato, ho investito altri soldi. Voglio conservare il posto di lavoro di persone che ho al mio fianco e altre che ho in lavanderia. Però purtroppo vedo che le autorità sono assenti, continuano ad essere assenti. Cosa vi devo dire? Si tratta in effetti di circa 10 metri lineari franati dall'argine, da ripristinare con un intervento irrisorio a fronte dei danni che l'esondazione del Carpino provoca puntualmente da 3 anni, quando piove, oppure quando la neve si scioglie in montagna. Mentre Regione Molise e Ministero dell'Ambiente continuano a fronteggiarsi a colpi di carte bollate, gli imprenditori del nucleo industriale di Pettoranello meditano di lasciare definitivamente il sito, con una perdita ingente di posti di lavoro in un periodo storico già drammatico. Esatto, è quello che la cosa che mi preoccupa è quella. Io sono un napoletano, vado a casa solo la domenica, e la domenica sono in contatto con l'amico che ho alla mia destra per chiedergli com'è il tempo. Piove, sta piovendo, il fiume come sta? Non è normale questo. Io devo preoccuparmi di procurare lavoro, portare avanti l'azienda e dare da vivere alle persone che collaborano con me. Quello dovrebbe essere il mio scopo principale. Questo purtroppo non lo è oggi. E continuo a dire, oggi corriamo seri rischi che il fiume esondi di nuovo e allaghi di nuovo la mia azienda. Non ho parole. Regione, autorità competente, demanio, comune, mi sono rivolto a tutti, non so più a chi rivolgermi. Ho supplicato. Che cosa devo fare di più? Non lo so. I fondi la regione dice che li ha stanziati, che sono a disposizione del comune. Il comune dice che non può intervenire, che ci sono altre autorità che hanno fatto dei rilievi. Si stanno palleggiando la cosa. Mentre loro se la palleggiano, noi ci allaghiamo nuovamente. Basta guardare intorno, penso che vi rendiate conto della situazione in cui siamo messi. È da paura. Cioè, io non posso mettere merce da trattare, da lavorare di altri imprenditori con il rischio di rovinarla e di accollarmi dei costi che onestamente oggi non posso più sostenere. Sono tranquillissimo, vi ripeto, siamo già pronti ad evacuare, l'azienda subirà ulteriori danni, però purtroppo non ci sono rimedi, io credo. Se le autorità non intervengono e non fanno il loro dovere, io non chiedo altro, ripeto, il loro dovere, noi saremmo costretti ad abbandonare questa attività. È un peccato perché diamo lavoro a 12 famiglie, mi dispiace per loro, sono tutte brave persone, ma io non ci posso fare nulla. Ho fatto un investimento a maggio, ne ho fatto un altro 2 mesi fa, ora purtroppo sono costretto a fermarmi perché fra 15 giorni potrei riavere lo stesso problema. Cosa fareste voi al mio posto? Solo questo vi chiedo.